Un po' l'inverno e il freddo, un po' i contagi che circolano, diciamo che queste non sono proprio le giornate ideali per stare all'aperto e per avere troppi rapporti sociali. E allora, dopo aver trascorso il Natale con le persone a me più care, dedico queste giornate a nuovi progetti, alla lettura. Sto leggendo Gide, sto rileggendo un pochino Hegel, che è un filosofo che amo e che va preso, diciamo, un po' a piccole dosi. E per scaldare queste giornate invernali, un vino ideale è la Barbera. La Barbera lo dico appositamente al femminile, come fanno i piemontesi, perché, come diceva lo stesso Luigi Veronelli, la Barbera è femmina. È femmina perché è accogliente, accogliente in tutta la sua morbidezza alcolica, soprattutto. E non a caso perché i vini Barbera arrivano tranquillamente a superare i 14 gradi. E qui con me ho una Barbera di pregio, una Barbera davvero importante. È una Nizza DOCG Riserva della tenuta di Oli in Bauda, annata 2017. E a proposito di morbidezza alcolica, qui non scherziamo perché siamo a 15 gradi e mezzo di titolo cromometrico. Poi è anche vero che la 2017 è stata un'annata calda. Una Barbera come questa, una Barbera d'Asti, una Nizza di OCG Riserva, che è un po', diciamo, l'apice della piramide, se parliamo di Barbere, ecco, mi piace paragonarla ai film di Christopher Nolan. Sono film blockbuster, quindi popolari, facilmente accessibili a tutti, che però hanno una rilevanza culturale e anche filosofica. Ecco, la Barbera d'Asti è fondamentalmente questo, un vino di estrazione popolare che però riesce ad elevarsi anche a vino elegante. Cosa differenzia la Barbera d'Asti rispetto alla Barbera d'Alba? Beh, diciamo che la Barbera d'Alba è una Barbera un pochino più rustica, un pochino più giocata sulla freschezza, sull'acidità, che poi di per sé la Barbera è un vitigno particolarmente acido, particolarmente fresco. Questa è una sua caratteristica, non ha tannini imponenti. La Barbera d'Asti invece è una Barbera un pochino più, diciamo, più morbida, più fruttata, più speziata. Nizza è una denominazione recente perché è una denominazione istituita nel 2014. Siamo ad Asti, quindi in pieno Monferrato, territorio in assoluto più vocato per la produzione della Barbera. La Barbera è un vitigno che si coltiva dalla zona di Piacenza fino alla provincia di Cuneo. Barbera viene prodotta anche ad Alba, chiaramente nelle Langhe, però ecco lì la Barbera cede un po' il posto al Nebbiolo, quindi le vigne migliori sono lasciate al Nebbiolo. Nel Monferrato accade l'esatto contrario, le vigne migliori sono dedicate appunto alla Barbera e qui si producono grandi Barbere. Storicamente la Barbera è il vino della tavola piemontese, quindi il vino da tavola, il vino che ha una sua rusticità, il vino popolare per eccellenza. Questo è vero fino ai primi anni 80, credo nel 1982, se non ricordo male, è stata creata quella che è diventata la prima vera grande Barbera che supera questo concetto di Barbera come semplice vino popolare. E sto parlando del Bricco dell'Uccellone, vino prodotto dall'azienda Braida di Giacomo Bologna nella zona di Rocchetta Tanaro. E Rocchetta Tanaro è una zona davvero molto importante per quanto riguarda il vino, perché pensate che gli Incisa della Rocchetta, i Marchesi Incisa della Rocchetta, sono quelli che hanno dato vita a Sassicaia. Mario Incisa della Rocchetta è quello che ha creato il Sassicaia. A Rocchetta Tanaro è nata la prima vera grande Barbera di pregio maturata in barrica. Qui siamo nella zona, chiaramente di Nizza, precisamente a Incisa Scapaccino, quindi il nome Incisa, come si vede, torna. Ed è questa sì una Barbera importante. Rosso rubino con l'unghia porpora, sentiamo i profumi. Profumi sono quelli della ciliegia, della confettura, dei piccoli frutti rossi, poi ci sono note speziate e di cioccolato. Un vino davvero elegante che mostra già le sue rotondità al naso. Sentiamolo in bocca. Ha la sua freschezza, che è tipica della Barbera. La componente alcolica importante stabilisce un buon equilibrio, quindi morbida. Ritornano tutte le sensazioni che si sentono al naso. Barbera ricca, elegante, un vino fine. Questo perfetto, per esempio, con un brasato alla Barbera e per accompagnare la lettura di Gide. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo.